Buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti contributi nel corso della nostra trasmissione, tutti proiettati alla prossima gara di campionato. In particolare ci concentreremo sul derby della Madonnina. Ludovico Mauro qui accanto a me. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Il derby ormai si avvicina davvero, mancano due giorni a questa grande sfida che metterà a confronto le due squadre più in forma del campionato. E pronte a contendersi la testa della classifica come non accadeva da più di 60 anni per la stracittadina di Milano. E allora andiamo subito a sentire che cosa pensa anche a proposito del derby l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ha parlato a margine del premio Gentleman a Milano. Siete il miglior attacco della Serie A, la miglior difesa e l'unica squadra dei cinque principali campionati europei a non avere subito gol. Questo può far dire che siete favoriti? No, perché siamo appena all'inizio di un campionato, quindi è normale che il calendario magari condiziona. C'è da dire invece che abbiamo autorevolezza come squadra, abbiamo comunque un blocco di giocatori esperti con i giovani e di conseguenza direi che il lavoro di Inzaghi a distanza anche di 2 anni comincia a dare notevolmente i suoi frutti e da questo punto di vista credo che possiamo sicuramente recitare un ruolo autorevole. Il grande inizio di Lautaro. Si può dire che sia già la conferma che ormai sia assolutamente un leader vero per questa squadra? Ma il fatto che gli abbiamo affidato la fascia di capitano e anche dargli tanta responsabilità, ma soprattutto meritata dal punto di vista della crescita esponenziale che ha dimostrato in questi anni, in cui ha fatto protagonista vero. E quindi io sono certo che, non dimentichiamoci che è ancora in un'età, diciamo, giovane, e di conseguenza potrà dimostrare con i fatti di migliorare di domenica in domenica sulla scorta di quello che è il suo valore oggettivo, e cioè quello di essere un campione. Visto l'inizio di Inter e Milan in queste prime 3 giornate, secondo lei sarà un derby lungo tutta la stagione? Ma io credo che la griglia dei pretendenti allo scudetto sia la stessa degli ultimi 20 anni, 30 anni, cioè sono sempre le stesse squadre. Poi c'è anche un forte equilibrio, ecco, al di là del fatto che oggi abbiamo fatto 3 partite, 9 punti, però direi non possiamo dimenticare la Juventus, il Napoli, la Lazio, la Roma, quindi l'Atalanta che ha trovato veramente una sua ormai si è consolidata in quello che è il gruppo di testa di questo campionato. È stato uno dei mercati direttore più difficili, più complicati per tutte le dinamiche che sono capitate degli ultimi anni o della sua carriera, mi dica lei. Sì, sicuramente, perché abbiamo dovuto gestire questo nuovo fenomeno del calcio arabo, la cui, diciamo, conseguenza ancora non riusciamo a capirle, dovremmo aspettare un po'. Di sicuro questo ha sconvolto un po' quelli che è il mercato di cosiddetto europeo, perché il fatto che l'Arabia sia andata a prendere dei giocatori non a fine carriera, ma dei giocatori comunque ancora nel pieno della loro attività, ha portato da una parte immediato un vantaggio finanziario e economico, dall'altro comunque dal punto di vista competitivo ha fatto perdere qualità ai club europei, per cui sicuramente questo è un fatto rilevante che, come dicevo, poi va misurato, va razionalizzato al termine della stagione. Uno dei premiati di questa sera è Federico Di Marco. Si sta parlando con lui anche di rinnovo, date la stagione ottima che ha fatto, è diventato uno dei leader della squadra. Ma più che di rinnovo direi prolungamento di contratto, giusto, doveroso, quando i giocatori manifestano in modo molto concreto quello che è un senso di appartenenza, che è uno dei valori più forti, è giusto che il club recepisca questa volontà e quindi quanto prima ci metteremo attorno a un tavolo per studiare con lui quello che è appunto il prolungamento. Scusa, siccome è il caso della settimana ed è stato un ragazzo che hai portato tu in Italia con Raiola, chiediati se hai fatto di Pogba e quanto ti dispiace, insomma, per il ragazzo che conosci, che hai conosciuto. Ma non, mi dispiace sicuramente, perché lo ritengo un bravissimo ragazzo, un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo e quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte di quelle casistiche anche sfortunate, perché appunto ho letto, quindi letture dei giornali, che sia stato preso involontariamente, se l'ha preso, quindi non vado oltre se non nel sottolineare come Pogba sia comunque un grande professionista.
È un Inter che ha dimostrato di essere particolarmente solida in queste prime tre giornate di campionato. E performante anche a livello offensivo, tant'è che ha sfornato diversi gol nelle prime giornate. Alla Fiorentina, prima della sosta, l'Inter ha dato 4 reti, a punteggio pieno esattamente come il Milan. Arriva con l'organico, bene o male, tutto a disposizione e con gli attaccanti forti dei primi gol messi a segno prima della sosta, e dovrebbe arrivare a differenza del Milan senza particolari difensioni. Un grande tifoso del Milan, abbiamo sentito poco fa una voce di un dirigente storico dell'Inter come Beppe Marotta, adesso sentiamo anche la voce di chi ha nel cuore il Milan, un tifoso speciale dei rossoneri, Massimo Boldi, grande attore. Hai avuto modo di seguire qualche film di Massimo Boldi? Più di uno, Yuppies particolarmente. E allora sentiamo come la pensa a proposito del Milan Massimo Boldi, anche lui intervenuto a margine del premio Gentleman. È l'effetto della settimana del derby? Beh, è l'effetto, sì, è l'effetto buono, l'effetto che deve darti soprattutto la fede, per me il Milan chiaramente, la fede e la costanza di dire e di gridare sempre forza Milan, forza. Adesso stavo parlando con Sky e ho detto di Leao, siccome io facevo un personaggio anni fa che era Leo Pantegana, che era un domatore al circo, Leo Pantegana, Samantha, Raul, adesso dico Leo Pantegana, sarà il nostro vivo per eccellenza. Massimo, in uno dei suoi film fa una scena molto famosa con Baresi, che quest'anno è diventato sempre più presente nel Milan, anche come vicinanza ai giocatori. È contento di Baresi, diventa sempre più vicino alla squadra, all'allenatore? Sì, insomma, è moltissimo, è quello che dicevo anche prima, che comunque le nuove generazioni devono affidarsi anche alle vecchie generazioni, perché c'è sempre un qualcosa da imparare. Io mi metto tra quelli che sono più giovani, cerco di essere con le nuove generazioni a tutto tondo, al 100%. Si è già meritato un taxi, Pioli? Sì, come no, chiaramente, sì, un taxi, assolutamente sì. Zaccheroni 4 in 3 minuti, taxi. Massimo, sarà un derby da tachicardia? Invece l'emozione di vedere degli ex rossoneri come Donali e Donnarumma a San Siro? Chi ha avvantaggiato? Il Milan. Milan. Perché? Perché la mia squadra. Senta Massimo, invece per il Champions le sensazioni di rivedere due ex come Donnarumma e Tonali che hanno fatto bene al Milan a San Siro, che effetto le farà? Che effetto deve fare ai tifosi rossoneri? Beh, insomma, un po' di dispiacere sì, ce l'ho, però diamogli fiducia, meno male avranno anche incassato qualche cosa. Quale giocatore toglierebbe all'Inter? All'Inter tutti, completamente tutti, non direi solamente il portiere centrale. Lautaro Martinez. Eccolo, benissimo, allora lì. La nazionale l'ha seguita? La nazionale ieri sera, sì. Che impressione le ha fatto? Beh, mi sembra che abbiano giocato meglio. Potevano fare di più, potevano fare di meno, però insomma, visto che ci sono dati veramente da fare, viva l'Italia. Da tifoso come si pone che fischia la Donnarumma? Che dice? No, ma Donnarumma è sicuramente un grande, veramente un campione. Anche ieri sera ha fatto dei miracoli. Poi è scivolato. Vabbè, la prossima volta andrà meglio. Abbiamo parlato dell'addio di Baresi, invece dell'addio di Maldini. Bravo. Aspettavo questa domanda. Teniamo il Monza in panchina, probabilmente magari si vola anche.
Occupiamoci adesso anche della Juventus, perché la squadra di Allegri è attesa da una partita particolarmente significativa, quella con la Lazio, una partita che potrà dire molto sul valore di queste due squadre, perché la Lazio si è ripresa dopo un inizio di campionato che l'aveva vista perdere per due volte consecutive. E sarà interessante vedere come affronterà la partita appunto con i bianconeri, che erano partiti bene, specialmente alla prima giornata ad Udine, dove la Juventus non solo aveva vinto, ma aveva anche convinto rispetto alle passate stagioni a livello di gioco, a maggior ragione durante il primo tempo. E proprio ad Udine è successo la positività di Paul Pogba al testosterone, che è stata, diciamo, la novità negativa che ha riguardato la Juventus in questi ultimi giorni. E a questo proposito bisognerà vedere anche che tipo di strascichi avrà lasciato questa situazione all'interno del gruppo della Juventus, perché comunque Pogba stava anche rientrando, stava riacquistando un valore centrale all'interno della Juventus. Questa notizia della sua positività potrebbe aver un po' sconquassato lo spogliatoio. Si dispiace soprattutto per la Juventus, che aveva messo a segno un'operazione che almeno sulla carta pareva brillante, perché Pogba era tornato a zero dopo essere stato venduto nell'estate del 2016 per più di 100 milioni di euro, quando all'epoca ancora erano cifre da capogiro e che facevano notizie. Come purtroppo, per sfortuna e forse anche malgestione, perché non c'è stato soltanto il problema al ginocchio riscontrato all'inizio della passata stagione, ma anche il fatto che lo stesso francese non si volle operare per tentare di andare al mondiale, che poi ha comunque saltato, per cui fu una scelta che non ha pagato. Però per tutta questa serie di motivi l'operazione di ritorno di Pogba alla Juventus ad oggi risulta più che mai negativa. A Pepe Gentleman c'era anche un giocatore molto interessante della Juventus. Non ha voluto parlare di questo argomento giustamente, ma ha trattato i principali temi di casa bianconera e del campionato anche Niccolò Fagioli, che ai nostri microfoni ha detto queste cose. Che stagione, domanda doppia subito, che stagione pensi possa essere per te dopo aver dimostrato l'anno scorso che nella Juve ci puoi stare, e se ora la quarta giornata la Lazio comincia a essere il primo vero esame per capire chi siete? Sì, la Lazio sabato sarà una partita tosta, ce l'aspettiamo, perché ha fatto una buonissima prestazione con il Napoli la giornata prima e viene da due sconfitte prima di Napoli. Sarà una partita tosta, noi ci stiamo concentrando per prepararla al massimo e vedremo sabato il risultato che verrà fuori. È il caso della settimana, da suo compagno di squadra, quanto ti dispiace per Pogba, come la sta vivendo, come la state vivendo? Sì, non è una questione di cui parlo, perché noi siamo concentrati solo sul campo e il nostro obiettivo è vincere con la Lazio sabato. Senti, avrete un impegno a settimana, molti dicono che sarà un fattore per voi per poter lottare per lo scudetto. È una parola che avete pronunciato, che pronunciate nello spogliatoio questa? No, il mister ci ha chiesto di arrivare nei primi quattro posti e l'obiettivo adesso è arrivare al 30 dicembre stando lì in scia nei quattro posti. Questo è il nostro obiettivo stagionale. La nostra nazionale è un nuovo CT, tu sei uno degli emergenti, sei italiano, sei giovane, hai tutte le carte in regola per poterti candidare. È un obiettivo, è un sogno, cos'è? Sì, il mio sogno è sicuramente quello di andare all'Europeo quest'estate. Il mister è un mister preparatissimo, ovviamente non sono io che devo dirlo, perché ha vinto un campionato l'anno scorso con Napoli giocando un calcio bellissimo, e quindi in nazionale ieri hanno fatto una grande vittoria e sono felice di questo. Quanto lungo ti vedi alla Juventus, come sei messo? Scusa, c'è la volontà di rimanere ancora lungo alla Juventus? Sì, questa è la mia volontà. C'erano davvero personalità di spicco al premio Gentleman, calciatori in attività, dirigenti. A proposito di giocatori, Matteo Pessina è tornato sulla gara della nazionale, la partita vinta dagli azzurri contro l'Ucraina. Ha parlato della sua squadra del Monza, ma anche del derby, perché comunque è una partita che in qualche modo lo vede coinvolto. Sì, chiaramente l'assente da ex milanista, Pessina che si sta rendendo protagonista ancora una volta col Monza, specie dopo una passata stagione in cui ha ereditato anche la fascia da capitano e ha messo anche a segno una serie di centri. Da vedere come lo utilizzerà quest'anno Palladino, che in queste prime giornate l'ha un po' arretrato a livello di tattico, diciamo, in campo, perché sulla tre quarti non gioca più come l'anno scorso, ma viene più utilizzato nella mediana a due. Sentiamolo dunque Matteo Pessina, che si esprime su vari temi. Intanto arrivi dallo spogliatoio della nazionale, immagino che arrivi da un clima che si è rigenerato dopo la bella serata di ieri. Sì, esatto, era una vittoria che volevamo, che ci serviva, anzi era necessaria. La partita è andata bene, siamo riusciti a controllarla con anche pochi rischi, però siamo contenti.
Il nuovo mister ha fatto subito vedere quali sono le sue idee, abbiamo cercato di metterle in pratica e lui è stato molto contento del nostro atteggiamento soprattutto, questo ce l'ha riconosciuto e è arrivata una vittoria che ci serviva. Matteo, tu che sei uno dei senatori anche di questa nazionale, ormai che cosa vi siete detti tra voi dopo la Lancino, dopo la di Spalletti, che nuovi equilibri state ritrovando in questo momento? Ma era sicuramente necessario trovare un equilibrio perché i risultati era un po' di tempo che non arrivavano, quindi per noi, per tutta l'Italia, per tutti i tifosi che ci seguono, vogliamo dare, abbiamo deciso di voler dare quel qualcosa in più per poter dare soddisfazioni, per poterci qualificare agli europei e ai prossimi mondiali. Ecco, questi sono i nostri obiettivi. Matteo Frattesi ha detto che i fischi a Donnarumma sono roba indegna, poi Spalletti ha detto che gli applausi devono essere meritati. Voi, spogliatoio, da che parte state e come avete vissuto, diciamo, questa atmosfera ieri a San Siro? No, ma sono tutte e due dichiarazioni giuste. È ovvio che giocare con i fischi non è mai facile, non è mai bello. Il mister giustamente dice che gli applausi ce li dobbiamo meritare, la verità sta un po' sempre nel mezzo, quindi dobbiamo cercare di giocare tutti dalla stessa parte. Quando si tratta di nazionale è giusto che tutti i tifosi, tutti gli italiani remino dalla stessa parte per poterci togliere delle soddisfazioni tutti, come è stato. Ma come l'hai visto Donnarumma ieri dopo la partita? Era scosso, era triste, com'era? Ma no, Gigio lo conoscete, è un ragazzo che ha una personalità davvero, davvero grandissima, cioè per la sua età è forse uno dei portieri più forti del mondo, sicuramente nella top 3, e questo non lo diventi se non hai una personalità come la sua che riesce anche in questi momenti a tenere la testa alta e fare una prestazione come quella di ieri. Vediamo un attimo al Monza, perché domenica torna il campionato, è stato un inizio non facilissimo, una vittoria con l'Empoli, due sconfitte, domenica arriva il Lecce, e che partenza è, che difficoltà ci sono rispetto all'anno scorso secondo te? Ma allora sì, abbiamo fatto una vittoria in casa con l'Empoli, poi sono arrivate la prima sconfitta comunque a San Siro con l'Inter, che è una delle squadre che punta lo scudetto, è arrivata in finale di Champions qualche mese fa, quindi sicuramente siamo andati lì con l'idea di giocarcela, però era sicuramente anche prevedibile magari una sconfitta, e poi l'Atalanta ha fatto una grandissima partita contro di noi e quindi ci troviamo con solo 3 punti, sicuramente sono più degli 0 che avevamo l'anno scorso dopo 3 partite, però abbiamo fatto vedere che possiamo dare molto altro, abbiamo fatto un ritiro molto intenso, ci siamo preparati bene e adesso da domenica saremo pronti a fare altri punti. Quindi secondo te non è mancata qualcosa in questo inizio? Tu dici che non so se eravamo a 0 dopo 6 giornate, poi 5 giornate e adesso siamo a 3, c'è qualcosa, come vedresti l'arrivo di Paco Gomez? Questo non so sinceramente, non ne ho mai sentito parlare fino ad adesso che l'hai detto te. No, non ci è mancato niente, anzi stiamo lavorando con ancora più voglia di fare risultato, ci sono tanti ragazzi nuovi che sono messi subito a disposizione del mister, della squadra, tanti giovani, tanti ragazzi interessanti, così come anche tanti esperti come Gaglia, come D'Ambrosio, come Affa, che subito sono calati la parte dove sono arrivati e voglio dare un contributo anche loro. Matteo, avete giocato contro il Milan, il trofeo Berlusconi e contro Inter in campionato. Domenica e sabato c'è il derby, chi vedi favorito per lo scudetto per la partita di sabato? Sarà una partita equilibrata, se io ti dico la verità, secondo me pareggiano perché sono le due squadre più forti del campionato, quindi sicuramente se la giocheranno, perché poi il derby è una partita a sé, però sono convinto che siano ad oggi le due squadre favorite per lo scudetto. A proposito del Monza, si continua a parlare del Papu Gomez svincolato, è stata fatta nei giorni scorsi una domanda specifica anche ad Adriano Galliani che non si è addentrato nella questione. Chiaramente, come tante volte succede, da buon dirigente Adriano Galliani ha voluto dribblare, per così dire, la domanda, ma il nome del Papu Gomez era stato fatto per più squadre nelle ultime settimane di mercato, era stato rispolverato brevemente anche per la Fiorentina che tanti anni fa l'aveva sondato quando ancora giocava nel Catania, ma ancora oggi sul suo futuro vi è incertezza.
E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a Ludovico Mauro. Grazie Lorenzo, buona serata. Grazie a tutti voi, appuntamento a domani, non mancate. Buona serata a tutti.